Bentrovati l'informazione di TRM H24, apriamo con la cronaca e torniamo a parlare dell'omicidio di Capurso nel Barese, la dinamica che ha portato alla morte del 29enne è ancora poco chiara al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza della zona sul posto. Per noi, Maria Cristina De Carlo. Una dinamica ancora poco chiara. Ci sono ancora troppi nodi da sciogliere nella tragedia consumata a Capurso nel Barese, nella quale ha perso la vita il 29enne di Mola di Bari, Vito Caputo. Da chiarire anche il movente del litigio tra i quattro uomini. C'è chi parla di questioni personali, chi di criminalità organizzata. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. In via Casa Massima a Capurso si è consumata la tragedia. Sull'asfalto il giorno dopo rimangono le macchie di sangue dell'uomo di 29 anni che ha perso la vita. Qui l'uomo, il 29enne, vittima di questa tragedia, è stato accoltellato e poi avrebbe cercato rifugio all'interno di questa proprietà privata. A Capurso la paura è il sentimento che prevale tra i commercianti e i residenti della zona. A microfoni spenti raccontano di aver sentito litigare alcune persone, poi le urla quando Caputo era ormai morto. Per ricostruire la vicenda abbiamo parlato con il sindaco di Capurso, Michele Laricchia. Il comune ha messo già a disposizione degli investigatori le immagini di videosorveglianza della zona dove si è consumata la tragedia. Sì, già da ieri sera il comando di polizia locale si è reso disponibile, i carabinieri hanno tutto quello che può essere necessario, che può servire per le indagini a disposizione. Il nostro paese è un paese dove si vive in sicurezza. Cose di questo tipo non accadono spesso e non dovrebbero accadere mai. Da Capurso siamo andati a Mola, dove, secondo le prime indiscrezioni, la vicenda sarebbe iniziata con un litigio nelle ore precedenti alla tragedia. Il primo cittadino, Giuseppe Colonna, parla invece di scontro verbale avvenuto qualche settimana prima. Da quello che sembrerebbe, dalle informazioni che abbiamo assunto dalle forze dell'ordine, l'episodio non riguarderebbe questioni attinenti a fenomeni di criminalità organizzata, ma piuttosto a questioni di carattere personale barra familiare. È su questo che, a quanto pare, insomma, le indagini si stanno indirizzando, però credo che a poche ore da quanto accaduto sia molto prudente attendere quelli che sono i riscontri da parte delle forze dell'ordine, che subito si sono attivate, che subito, insomma, si sono messe a disposizione. E dopo l'aggressione al medico nel pediatrico di Bari Giovanni XXIII, parla il direttore generale Giovanni Migliore. Tolleranza zero nei confronti di episodi simili, ha dichiarato. Tolleranza zero nei confronti degli episodi di violenza all'interno dei luoghi di cura, a maggior ragione se si tratta di luoghi di cura dedicati ai bambini. Sono queste le parole del direttore generale Giovanni Migliore dopo l'aggressione avvenuta nel pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dopo l'aggressione a un medico da parte di un genitore di un bambino all'interno dell'area di visita. Il paziente aveva già effettuato il triage ed era avvenuta la presa in carico con codice azzurro. L'invito poi ad attendere la fase della visita ha scatenato l'ira del genitore, che ha seguito il medico minacciandolo. La presenza della guardia giurata, garantita dall'azienda ospedaliera H24, ha evitato il contatto fisico tra i due, ma l'uomo ha poi sfondato la porta con un pugno, procurando con una scheggia una lesione al volto del medico. Il giovane medico aveva deciso di iniziare il suo percorso professionale, era stato assunto per il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico. Noi non possiamo tollerare che gli operatori professionali, i professionisti, i medici e chiunque dedichi la propria vita professionale all'assistenza dei più fragili sia oggetto di minacce o ancora peggio di violenza. Questo mette a repentaglio non solo la loro incolumità, mette a repentaglio la continuità delle cure, ma mette soprattutto in discussione la possibilità di assicurare assistenza nelle aree d'emergenza. Gli accessi al pronto soccorso del Giovanni XXIII negli ultimi 3 mesi sono saliti del 20% rispetto al 2022. Per migliorare l'assistenza ai piccoli pazienti, l'azienda ospedaliera ha istituito l'unità operativa autonoma di pronto soccorso e ha assunto nuovi medici per rafforzare i turni di servizio.
Un uomo di 50 anni di Rotondella in provincia di Matera è rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina alle ore 9 nel comune lucano. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza e stava effettuando alcuni lavori in un terreno di sua proprietà a bordo di un piccolo trattore che si è ribaltato, per fortuna facendolo fuoriuscire dall'abitacolo. Ancora ad accertare la dinamica precisa dell'incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Policoro, i carabinieri e il personale del 118 e dell'ispettorato del lavoro. Aree polifunzionali per le emergenze calamitose al centro di un disegno di legge presentato dal senatore lucano di Fratelli d'Italia, Gianni Rosa. Un disegno di legge per la creazione di aree polifunzionali destinate all'assistenza delle popolazioni colpite da calamità naturali o causate dall'attività umana. La proposta è del senatore lucano di Fratelli d'Italia Gianni Rosa e prevede che queste aree possano essere utilizzate anche a fini turistici in situazioni di normalità. Sostanzialmente noi siamo partiti da un presupposto che il nostro territorio è un territorio fragile e in questo caso mi riferisco all'Italia intera. E gli eventi calamitosi sono qualcosa di ricorrente, nel senso che nessuno li auspica, però dobbiamo prendere atto di quello che succede. Già nella normativa attuale è previsto che i comuni debbano individuare delle aree di emergenza e la normativa si ferma a questo. Invece noi andiamo un passo in avanti, diciamo, ci organizziamo prima, nel senso che le regioni insieme ai comuni individuano queste aree di emergenza, le attrezzano già da ora, nel senso vengono fatti gli impianti elettrici, gli impianti igienici e nel caso in cui vi siano calamità queste aree possono essere immediatamente utilizzate in quanto già attrezzate, quindi pronte all'uso. Di contro però abbiamo anche previsto che se da una parte prevediamo l'utilizzo in caso di emergenza, dall'altra parte però abbiamo anche previsto che queste aree però vanno manutenute, nel senso che la speranza è che non ci siano mai terremoti e potrebbero cadere nel degrado, quindi dall'altra parte prevediamo che nel caso non succede mai nulla, queste aree possono essere messe a disposizione ai fini turistici, ad esempio ai camperisti, quindi da una parte si predispongono le aree, si attrezzano, possono essere utilizzati ai fini turistici, ma dall'altra parte, nel momento in cui ci sta un'emergenza, sono immediatamente disponibili per l'emergenza. Docomomo Italia, sezione di Puglia e Basilicata, ha organizzato invece un convegno a Matera, sul Borgo La Martella, nell'anno in cui si celebrano i 70 anni dalla sua fondazione. Il Borgo La Martella di Matera, la sua evoluzione e il suo essere considerato un modello nazionale dal punto di vista architettonico e urbanistico grazie all'impegno dell'apprezzato Ludovico Quaroni. Si è parlato di questo venerdì mattina durante il convegno di studi promosso dalla sezione di Basilicata e Puglia del Docomomo Italia, un momento di confronto a più voci organizzato a 70 anni dalla fondazione del Borgo che durante il 2023 sarà protagonista di importanti iniziative. L'incontro è stato ospitato in una location insolita per un convegno di studi, la chiesa San Vincenzo de Paoli, progettata dallo stesso Quaroni. Ormai un modello di 70 anni, ma che ancora oggi è attualissimo e quindi con la giornata di oggi vogliamo rilanciare questo modello di sviluppo urbano, di qualità dell'architettura, per poter costruire un nuovo processo di rigenerazione anche dei nostri territori che spesso sono i più fragili, perché scrigni di ricchezze incredibili ma poco conosciute, poco note, ma che invece diventano proprio attraverso la loro conoscenza lo strumento per rivivere la città e le componenti della città, dove evidentemente il popolo, la comunità costituisce l'elemento essenziale. Oggi abbiamo voluto, raccogliendo diverse competenze, raccontare un po' questa storia, o meglio una storia che passa dalle costruzioni ma che diventa essa stessa la costruzione di una storia. Puglia Bike Destination per un turismo possibile e sostenibile.
Puglia Bike Destination, oggi è il momento di confronto più importante sul turismo del bike, che insieme all'enogastronomia e ai matrimoni sono i nostri prodotti decisivi per questa stagione estiva. Al via le due giornate del Puglia Bike Destination, organizzato da Regione Puglia e dall'Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione nella Fiera del Levante di Bari, con l'obiettivo di soffermarsi con esperti da tutta Italia sulle prospettive di crescita del turismo su due ruote al sud. La Puglia sta puntando molto su un prodotto legato all'outdoor, l'ha fatto con i cammini, con un importante lavoro che in questi anni si è consolidato, ora lo sta facendo con la bicicletta con un obiettivo chiaro, diventare bike destination. Per fare questo abbiamo pensato a questi due giorni di confronto con gli operatori, con la rete dell'ospitalità, con le associazioni, perché riteniamo che il modello debba partire anche dalle indicazioni che vengono dai territori e coinvolgere tutti i delicati aspetti che portano a costruire una bike destination. In Puglia l'industria del cicloturismo produce attualmente circa 200-300 milioni l'anno, ma può crescere molto. I dati del cicloturismo sono incredibili e sconosciuti quasi a tutti. Parliamo di 50 miliardi di euro solo a livello dell'Unione Europea. E fin qui è bello sapere che l'Italia ne fattura 5, è molto meno bello sapere che invece la Germania ne fattura 20. Quindi incontri come questi servono a capire come colmare questo gap, che in posti straordinari come la Puglia può significare veramente moltissimo da un punto di vista di incremento non solo economico, ma incremento di lavoro dei giovani e tutta un'altra serie di fattori positivi legati a un'economia che io ho chiamato bike economy, che dentro ha solo ed esclusivamente fattori di natura sostenibile, è un ecosistema sostenibile. Noi creeremo questa industria dal basso, lo faremo tutti insieme, un'industria che non ha tante controindicazioni, non abbiamo ciminiere, non abbiamo veleni, non abbiamo costi sociali che scarichiamo sui sistemi sanitari, abbiamo solo da mettere la nostra bellezza e capacità di accoglienza a servizio di chiunque ci vorrà venire a trovare. Storia della democrazia di Giorgio Galli, la presentazione del libro a Potenza. Il libro Storia della democrazia di Giorgio Galli è un'analisi critica su quello stile di governo della Democrazia Cristiana che l'autore definiva caratterizzato anche da rapporti con il crimine organizzato in misura molto più elevata rispetto alle altre democrazie occidentali. La scelta di aprire un dibattito partendo da questo testo da parte di chi ha governato durante la Prima Repubblica racconta lo spessore culturale e l'antica e resiliente prerogativa politica dei democristiani. Sono stati infatti alcuni dei massimi rappresentanti della DC degli anni 80 e 90 a partecipare al dibattito che si è svolto in un gremito palazzo della cultura del capoluogo di regione Lucano. Tra i relatori la storica Elena Vigilante, il potentino Peppino Molinari, già parlamentare dal 96 al 2006, Ortensio Zecchino, ministro dell'università e della ricerca in tre governi dal 1998 al 2001, Vincenzo Scotti, vice segretario nazionale della DC, nonché ministro per i beni culturali e ambientali dall'81-82 nei governi Spadolini 1 e Spadolini 2, ministro dell'interno nel 90-92 nei governi Andreotti 6 Andreotti 7, ministro degli affari esteri dal giugno al luglio 92 nel governo Amato 1. La storia non si fa per nostalgie del passato, noi ci rivolgiamo alla storia in qualche modo anche per meglio affrontare i problemi del nostro tempo, c'è una celebre affermazione di Croce, la storia è sempre contemporanea, quindi noi non parliamo da nostalgici, parliamo perché speriamo che parlando di storia possiamo anche irrobustire, diciamo la verità, la più debole politica di questo nostro tempo. Noi vogliamo innanzitutto riconsiderare quel periodo storico. In questi anni c'è stato un giudizio troppo sommario, ingiustificato, anche affrettato su quell'esperienza storica. Un giudizio nella storia si dà dopo molti anni, alcuni decenni. Io credo che è arrivato il momento di rivedere anche quella situazione, quel momento di crescita che ha avuto il nostro paese, la regione Basilicata, con la guida della Democrazia Cristiana. E ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.